così vicino. Riproviamoci dall'inizio. Ciao, benvenuti, amici. I cuccioli di ogni cucciolata si riversano alla vecchia pozza per accoccolarsi e... Ah, aspetta, tagliala. Troppa cucciolosità. Un'altra volta rifacciamola. Benvenuti al Pumping Po Fitness Center, il miglior posto in città in cui tonificare il corpo, fare sport con gli amici oppure partecipare alle lezioni di una delle innumerevoli attività. Oggi conosceremo Sultana e il suo corso di yoga. Seguitemi! Di yoga ha come obiettivo quello di ridurre lo stress, dare tranquillità e ovviamente insegnare la filosofia zen. Shh, sto cercando di concentrarmi. Scusami, sono solo un po' agitata. Va bene, un benvenuto a tutti al corso di yoga. Ora rilassatevi e lasciate che queste onde sonore vi pervadano. Adesso cominceremo con il saluto al sole, poi il cane a testa in su, il cane a testa in giù, la posizione dell'aquila e per finire la posizione del corvo. Tartaruga rotante! Ora passiamo a una posizione più difficile, la kurmasana. Sedetevi con le zampe distese di fronte a voi, portate i talloni vicino all'estremità della vostra bocca. Complimenti! Piegate le zampe posteriori e stendete solo l'anteriore destra. Ora posizionate l'anteriore sinistra sotto la posteriore. Ottimo lavoro! E infine allungate le zampe posteriori, così che tutte e quattro formino un perfetto angolo di 90 gradi fra di loro. Vai con lo zen! Ora osservate quanta concentrazione ci sta mettendo. Il suo equilibrio è precario. Qualunque distrazione potrebbe rovinare l'esercizio. E vai con lo zen! Beth, che cosa stai facendo? Io incoraggio i miei amici ad essere più zen. A quanto pare sono un po' troppo entusiasta per fare questo tipo di attività. Che posso dire? Probabilmente è meglio che faccia altro. Mi spieghi di nuovo perché lo stai facendo? Per mostrare quanto è splendido Pawtucket e quanto sono simpatici i cuccioli che ci abitano, è chiaro. Se lo dici tu.